Una donna si rivolge ai carabinieri di Morbegno per denunciare la scomparsa di un amico. Lui le ha inviato un messaggio sul cellulare, le preannuncia l'intenzione di compiere un gesto disperato. Da quel momento, dopo alcune verifiche da parte dei militari, partono le ricerche. La storia potrebbe essere vera, ma in questo caso si tratta di un'esercitazione coordinata dalla prefettura di Sondrio per testare il nuovo piano provinciale di ricerca degli scomparsi, entrato in vigore lo scorso giugno. Una prova in grande stile che ha coinvolto diversi corpi delle forze dell'ordine, curata nei minimi dettagli. L'auto dello scomparso è rintracciata tra le montagne. In azione elicotteri e droni e uomini operativi sul territorio. Fondamentale il lavoro di squadra. Abbiamo notato non solo l'impegno di chi ha partecipato all'esercitazione, ma anche un grande entusiasmo, ed è segno che quando si lavora bene insieme si costruisce molto di più. Il cellulare dello scomparso ritorna attivo e viene localizzato nei dintorni di un edificio abbandonato. Un soccorritore si cala col verricello e lo trova. È infreddolito, in stato confusionale, ma sta bene. Viene tratto in salvo. Questo è l'importante, anche se si tratta di un'esercitazione.